Ciao ragazzi, io sono Fraki. Fraki. Mi sono dimenticata di prendere il caffè, ragazzi. Per chi non mi conoscesse, ho 26 anni, ho studiato economia e, come ogni aziendalista che si rispetti, lavoro in ufficio 8 lunghissime ore al giorno. Ho sempre saputo che questo tipo di percorso non faceva per me, però le pressioni della famiglia e della società sanno essere molto invasive. E quindi eccomi qui, studentessa, figlia e lavoratrice modello che fa esattamente quello che la società si aspetta da lei. Ho aperto questo canale YouTube perché ho finalmente deciso che voglio cominciare a vivere la mia vita per me stessa e quindi provare a mettermi in gioco in tutte le cose che effettivamente mi piace fare, nella speranza di poterne fare una professione un giorno che mi permetta di vivere la vita che realmente mi rende felice. Raga, sono una sognatrice, con grande disappunto dei miei genitori. Comunque, visto che finalmente ho deciso di vivere davvero la mia vita, ho deciso di racchiudere in questo video 5 cose, abitudini, atteggiamenti che secondo me sono sani per vivere una vita migliore. Sono cose che più o meno ho capito nel corso della mia vita fino ad ora e che vorrei condividere nella speranza che siano d'aiuto a qualcuno. Questo video in qualche modo è anche una sfida personale, nel senso che sì, è vero, sono lezioni che ho imparato dalla vita, ma questo non significa che sia così facile applicarle nella mia vita di tutti i giorni. Quindi da ognuno di questi 5 punti di cui parlerò in questo video nascerà un ennesimo video. Se per esempio uno di questi 5 punti fosse fare più allenamento fisico, da questo farei poi un video più avanti in cui per un mese vado a correre tutte le mattine e documento questi progressi. Oppure, che ne so, se una di queste 5 cose fosse fare più sesso, farei di conseguenza un video in cui scherzo. Intanto, prima di addentrarci nel vivo di questo video, andate subito a commentare qui sotto quelle che sono le vostre abitudini per vivere una vita più sana emotivamente e fisicamente parlando, così posso andare a prendere tutti i commenti migliori e fare video anche con le sfide che voi mi suggerite. Dai raga, cominciamo con le 5 cose che per me sono importanti per vivere una vita migliore. C'è una parte di me che è quella più intrinseca, che comunque è timidina, un po' più timorosa e spaventata nel buttarsi in qualcosa che non conosce, per paura di non riuscire, per paura semplicemente di non saper gestire una situazione con cui non mi sono mai confrontata. E per tanto tempo questo ha un pochino guidato anche il mio modo di approcciarmi alle cose. Ho iniziato a cambiare più o meno consapevolmente questo meccanismo intorno al secondo anno dell'università, in qualche modo imponendomi di dire sì alle cose, no? Di essere aperta a qualsiasi nuova opportunità e buttarmi anche nelle cose che mi spaventavano. Non è stato per niente un processo facile e a volte non lo è tuttora, però vi giuro che le cose che sono uscite da questo nuovo atteggiamento mi hanno letteralmente cambiato la vita. Dal dire sì all'andare in Erasmus al dire sì a cose molto più insignificanti apparentemente, che però acquisiscono significato nel momento in cui le si fa. I blocchi sono dentro di noi, l'imbarazzo che proviamo è dentro di noi e buttandosi nelle cose ne possono invece uscire tanti risvolti positivi, come conoscere nuove persone, fare nuove esperienze o positive o negative, però da cui comunque si può imparare, e semplicemente aprirsi a nuove cose che non abbiamo mai provato. Visto che ancora ogni tanto mi scatta un po' il no cronico, ho pensato che la sfida che potrebbe scaturire da questo punto potrebbe essere passare 24 ore dicendo sempre sì a qualsiasi cosa mi venga chiesta. Questo punto non ha chissà quale filosofia dietro, però semplicemente ogni tanto mi pesa il sederino a farmi da mangiare e quindi apro scatolette di tonno, ci butto dentro un po' di mais e quella è la mia cena. Che non è che sia sbagliato in generale, però vorrei dedicare più tempo e più spazio al prendermi cura di quello che cucino e di conseguenza mangio. Quindi appunto uno degli impegni che mi sto prendendo, che vorrei prendermi sempre di più, è quello di cucinare anche quando non mi va, fondamentalmente. Semplicemente di concentrare un pochino più di attenzione su quello che ingerisco. Allora, questa è una cosa in realtà che ho scoperto abbastanza di recente. Ho sempre pensato che fosse giusto fare bene quello che ci viene bene. In realtà quello che sto un po' alla volta capendo è probabilmente vale anche il contrario. Cioè, se io mi applico in una cosa che non so fare, magari domani saprò farla. E magari il saperlo fare mi aprirà anche a nuove parti di me stessa, mi permetterà di scoprirmi meglio, mi permetterà di usare quelle nuove abilità acquisite in altre cose ancora. Ad esempio, io faccio schifo a cantare, ma proprio schifo, raga, ma proprio schifo. Ma ho deciso che avrei preso 3 mesi di lezioni di canto e l'ho fatto. Ora canto ancora da schifo.
conto, sono irrecuperabile, ma il buttarmi in qualcosa che non sapevo fare mi ha aiutato un sacco a diventare anche più serena io nell'approcciarmi a un qualcosa in cui non sono brava, a dire vabbè, mi metto in gioco in questa cosa, faccio schifo, pazienza, la faccio per divertirmi. E non solo ho imparato a sentirmi più sicura anche nel fare le cose che non mi vengono bene, ma ho imparato anche un'altra serie di cose che magari sono in qualche modo nella sfera del canto, ma non necessariamente utili solo per il canto, ad esempio un sacco di tecniche di respirazione o come usare un microfono. Un altro esempio di questa cosa è che io ho sempre pensato di non avere per niente senso estetico, mi sono un po' sempre sentita dire che abbinavo i vestiti che mi mettevo addosso in maniera becera, o che comunque non avevo troppo senso artistico proprio a livello visivo delle cose, no? Non so se sia vero o no, so che a un certo punto io ho interiorizzato questa opinione che mi veniva buttata addosso e l'ho un po' fatta mia. Poi mi sono trovata per questo canale YouTube a aprire una pagina Instagram fraki_basso_ e mi sono posta il problema di doverla rendere visivamente carina. La cosa che ho scoperto buttandomi comunque in questa cosa e semplicemente sperimentando, giocando un pochino con le foto, mettendole una vicino all'altra, è stato che tutto sommato alla fine ho trovato un mio modo per approcciarmi all'aspetto estetico delle cose. Non sono io a dover giudicare se questo modo è effettivamente efficace o meno, però il focus di questo discorso è che comunque ho man mano acquisito molta più sicurezza in quello che stavo facendo e ho cominciato a pensare, ok, a me piace fatta così, potrebbe non piacere agli altri, però quantomeno sto formando una mia opinione sull'aspetto estetico delle cose, cominciando a capire quali sono i miei gusti e il mio stile, che è una cosa su cui prima non mi sono mai minimamente concentrata perché pensavo tanto non so farlo. Quindi la prossima sfida legata a questo video sarà un qualcosa in direzione di provare nuove cose, provare nuovi hobby. Magari mi butterò per un mese nell'allevamento di cavallette marine. Esistono? Non lo so. Vabbè, iscrivetevi a questo canale così lo scoprirete presto insieme a me. Boh, raga, ma qualcuno ce la fa davvero? No, perché, cioè, vi prego, insegnatemi. Vabbè, questa penso che in realtà sia la cosa in assoluto più importante, ma anche più difficile, che vorrei integrare nella mia vita. Perché io in testa ce l'ho chiarissimo il concetto per cui il passato è già passato, il futuro è futuro. Quindi di fatto l'unica cosa che possiamo vivere è qui, ora, adesso. E continuo a chiedermi, ma perché noi passiamo così tanto tempo nella nostra testa a fare lucubrazioni mentali anziché goderci l'istante che stiamo vivendo? Tra l'altro ho letto un libro su questo argomento che si chiama Il potere di adesso di Eckhart Tolle. È molto filosofico e astratto, cioè non è proprio la classica letturina così leggera di intrattenimento mentre fai la cacca in bagno che ti sfogli le paginette. Però letto con un approccio aperto, secondo me è un libro che ha tantissimo da offrire. Se vi interessa, vi lascio il link qui di sotto in descrizione. Ecco, se c'è una cosa che ho capito è che la gente parla tanto, troppo, sempre. La gente avrà sempre un'opinione, spesso anche molto rumorosa e invasiva, su quello che facciamo, quello che pensiamo e quello che siamo. Per tantissimo tempo questa cosa ha influenzato molto il mio modo di agire. Ci sono scelte che ho preso, cose che ho fatto nella vita che sono in qualche modo state un po' spinte da quello che la gente pensava che avrei dovuto fare, da quello che la gente pensava che avrei dovuto essere, o dall'altra parte ci sono state un sacco di cose di me che ho nascosto o non ho condiviso per paura appunto del giudizio delle persone. Però con la saggezza dell'età ho finalmente capito che la gente giudicherà sempre, fondamentalmente la gente giudica perché è annoiata dalla propria vita. E quindi, posto che deve comunque giudicare, almeno preferisco che mi giudichino per quello che realmente sono, piuttosto che per quello che faccio, per paura di poi essere giudicata da loro, ma poi loro mi giudicano per quello che faccio, per paura di essere giudicata. Bene ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un like, così mi sentirò meno giudicata e più amata dalla gente. Non dimenticatevi di commentare qui sotto suggerendomi i vostri consigli per vivere una vita migliore e le relative sfide che potrei poi mettere in atto. E andate a dare un occhio anche alla pagina Instagram fraki_basso_, così mi potete scrivere in DM che potevo darmi all'Ippica anziché autoconvincermi di avere senso estetico. Ma poi io tanto non vi ascolterò perché ho deciso di smettere di fregarmene dei giudizi della gente. E raga, iscrivetevi al canale perché molto presto usciranno anche i video con tutte le sfide relative a questi punti che ci siamo appena detti. Ci vediamo al prossimo video e siate originali in questo mondo di fotocopie.